è la gioia, il sole e la positività. È un messaggio che sì, con la fondazione vogliamo dare e portare avanti proprio quello che ha iniziato. Come si porta avanti questa eredità? L'eredità devono raccoglierle i giovani. Noi ormai abbiamo la nostra vita, noi dobbiamo occuparci delle bambine. Tre bimbe piccole che purtroppo cresceranno senza il papà, adesso la loro famiglia siamo noi, non bisogna mollare. Lei oggi ha detto Luca c'è sempre. E c'è sempre, perché Luca ci ha regalato proprio una bella giornata oggi per poter godere questa partita. Occasione per ricordare Luca da ragazzo. Luca ha vissuto qui tutta la sua giovinezza, tra l'altro giocava nella squadra dell'oratorio, quindi proprio calza a puntino questa iniziativa molto, molto simpatica, molto bella da parte della Nazionale Cantanti. Ha fatto veramente un bel gesto, anche perché è legata alla solidarietà, al finanziamento di questa iniziativa legata ai bambini dell'ambasciatore, uno dei sogni di Luca che purtroppo non potrà più realizzare, ma fortunatamente la moglie vuole continuare su questo solco tracciato da Luca. È la rinascita che voglio far passare come messaggio, perché Luca è sempre con noi. Come racconterebbe Luca a chi non l'ha conosciuto? È la gioia, il sole e la positività. È un messaggio che sì, con la fondazione vogliamo dare e portare avanti proprio quello che ha iniziato. C'è qualche progetto in particolare che porterete avanti? Uno dei progetti proprio che è iniziato proprio con Luca come ambasciatore in Congo. L'abbiamo chiamato i bambini dell'ambasciatore perché questo progetto è itinerante, che farà un viaggio nel mondo dove ci sono i bambini con la necessità di aiuto. Lei oggi ha detto Luca c'è sempre. E c'è sempre, perché Luca ci ha regalato proprio una bella giornata oggi per poter godere questa partita. Giusto che si riparte oggi da questo campo, da una fondazione italiana che si opera all'internazionale per chi ha bisogno e portare avanti la memoria di Luca con la sua umanità e la sua posizione proprio istituzionale, che su questo ringrazio la Farnesina, il corpo diplomatico che ci dà il massimo sostegno per mantenere questa memoria, questo esempio di un diplomatico e della diplomazia italiana.